Questa mattina, mentre Messina si svegliava, le forze dell'ordine, su mandato della magistratura, eseguivano lo sgombro della casa del portuale, occupata il 25 aprile dello scorso anno dai ragazzi del Pirelli. Il tutto in modo pacifico, grazie al buon senso degli occupanti e delle forze dell'ordine. L'operazione, ordinata dalla magistratura, trae spunto dalla denuncia presentata da Placido Matasso, commissario liquidatore della cooperativa dei lavoratori del porto che aveva in affitto dalla regione lo stabile. C'è da osservare che il ragioniere Matasso, se da un lato come custode pro tempore dello stabile non poteva non denunciare l'occupazione, dall'altro lato nulla ha mai fatto per evitare il degrado dello stabile stesso, che è un bene pubblico, mentre gli occupanti hanno speso denaro, energie, intelligenza e impegno per ripristinarne una parte, mettendolo a disposizione della collettività con iniziative culturali. Già il 26 aprile, in nostro servizio, dicevamo: ora la parola passa alla regione, proprietaria del manufatto, e la speranza è che il presidente Crocetta non si limiti, come nel passato, ad una semplice visita di cortesia, ma assuma in tempi brevissimi le misure più idonee per non far cadere nel nulla la forte denuncia di questi ragazzi e non permetta l'ennesima speculazione a vantaggio di qualche notabile del luogo. Oggi, a fronte dell'inerzia della regione, non possiamo che ripetere le stesse parole, ma non senza una vena di profonda delusione per la inattività di Crocetta, messinese d'adozione, come lui ama affermare. Appena conosciuta la notizia, sono corsi sul posto per portare la propria solidarietà agli assessori comunali Mantineo e Iallacqua, assente il sindaco perché da ieri si trova a Milano. Le dotazioni di sicurezza, io quando ho letto il cartone non ci volevo credere. Guarda, dai, finalmente hanno riconosciuto che la gara è tirocinante, è chiaro che bisogna attaccare, che abbiamo messo la base. Si scontava, si Assessore Iallacqua, anche lei qui è corso, appena si è sparsa la notizia dello sgombro del Teatro Pinelli, diciamo. Sì, mi hanno chiamato e devo dire che oggi è una giornata triste per Messina perché perdiamo un altro pezzettino di vivacità, di vivibilità in questa città per osservare un intervento che formalmente sarà ed è ineccepibile, legalmente sarà ineccepibile, però lo scopo che si vuole raggiungere qual è? Lo scopo che si raggiungere, che si doveva raggiungere come comunità era quello quindi di garantire a dei ragazzi che vogliono fare attività per conto dei cittadini e rivalorizzare uno spazio abbandonato, era quello di sostenerli, in ogni caso di trovare una modalità che potesse essere insomma, adeguata nel rispetto anche delle normative esistenti. Qui invece lo scopo che si raggiunge qual è? Liberare questo locale per poi lasciarlo abbandonato come era prima, non mi sembra che abbiamo guadagnato molto come città. Sì, infatti.